Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questa nuova analisi. Allora, ieri in diretta veramente siamo stati tantissimi, vi ringrazio per questo. Oggi andiamo a rivedere qualche cripto vista ieri sera, proprio perché c'erano dei livelli che avevo chiamato come per me importanti, per esempio questo su Bitcoin di 47.500 dollari, che per me era un livello un po' più interessante rispetto all'acquisto da fare intorno ai 49 o 48 e mezzo. Ma andiamo subito per livelli. Prima di tutto, se scopri solo ora il canale, iscriviti e clicca sulla campanellina, lascia su il pollicione qualsiasi cosa accada. E cosa molto importante, stai attento perché non sono consigli finanziari, ma è l'analisi tecnica e in forma didattica appunto dell'universo criptovalute, in questo caso partendo da appunto Bitcoin. Bitcoin che sta testando e mantenendosi in zona 47.2-47.3, quindi quell'area di prezzo diventa ancora più rilevante. Cosa molto interessante per quello che riguarda appunto il re delle criptovalute è che ci stava lo storno dai 50.000, come appunto dicevo anche ieri, e vediamo se riuscirà a mantenere il trend rialzista. Altra cripto che ieri sembrava voler proseguire il rialzo perché durante la diretta stavamo qua, invece chiude la giornata sotto quota 30, o meglio sotto quota 31, perché mantiene, o meglio no, onestamente 29,9, quindi è giusto sotto quota 30. E sta provando a, diciamo così, a bloccarsi, a incatenarsi in quest'area di congestione leggermente ribassista, ovviamente parliamo di brevissimo periodo, e nonostante il trend sia ancora fortemente a rialzo. Avevo tolto la flag e invece andrò subito prontamente a rimettere, eccola qua. Quindi non riesce a rompere con forza questo livello per me di assoluto interesse. Ieri durante la live stavamo sui 32, invece li rimarca completamente e va addirittura oggi sotto i 28,50, quindi molto molto indebolita. Volumi importanti ieri perché c'è stata la propulsione rialzista fine 35 quasi, per poi riassorbirla completamente. Vediamo cosa succederà. Cosa importantissima poi è sempre quella di non anticipare il mercato. Ovviamente in questo caso qualsiasi storno dignitoso potrebbe rappresentare soglia di eventuale ingresso appunto su Luna, che sta mantenendo una bellissima spinta rialzista. Andiamo a parlare insieme di Solana, che sta praticamente ai livelli di ieri alle 6, 6 e mezza, 7, intorno a 2,63. Ieri chiude a 2,70, ma poi ecco, prontamente riscende. Diciamo che questa fase è abbastanza normale perché aveva realmente stra iper performato. Aspettiamoci un settembre pieno di botti, nel senso che i botti possono avvenire ovviamente sul discorso legato alla DeFi di Ada. Vediamo un po' cosa accadrà in termini di staking e quant'altro. Sinceramente lo sto un pochino approfondendo perché vorrei capirci di più e poi ve ne parlerò in qualche video. Andiamo a vederci poi insieme, proprio perché faremo diverse cripto stamattina, BNB. Vediamoci anche insieme poi altre cripto. BNB che ieri aveva già dimostrato debolezza. Debolezza confermata dalla candela di oggi perché va a riportare in nottata i 4,90, diciamo, ritrova i 4,96, poi storna. Su chiave intraday sicuramente il mercato è frenetico, quindi offre spunti quasi in entrambe le direzioni per quello proprio che riguarda una visione rapidissima. Però ecco, su chiave daily, multi-day, andiamo sempre a parlare di un mercato che sta fortemente dirigendosi sui vecchi massimi, probabilmente. Vediamo un po' se riuscirà a tenere botta questo tipo di direzionalità. Ethereum che fa fatica, ma veramente molta fatica, a superare il livello che ormai tutti conoscete perché lo indico da diverse giornate, livello determinante in zona 3003. Praticamente è la quinta sesta volta che lo va a intruppare, come diciamo noi a Roma, lo va a sbattere e non riesce a superarlo. E nuovamente, appunto, come dicevo anche durante la live, ovviamente ragazzi, io faccio le live tutti i martedì 18:30 per chi non lo sapesse, quindi vi aspetto numerosi alle prossime live, cosa molto importante. Ovviamente iscrivendovi con la notifica riceverete subito la mail che vi avverte che stiamo in diretta. Comunque, dicevo, zona di congestione abbastanza evidente in questa fase. Vediamo se Ethereum riuscirà a proseguire la corsa al rialzo. Probabilmente, secondo me, ci cioè sono buonissime probabilità che possa riuscirci. Però
Qualora invece dovesse andare sotto area 2009, attenzione perché potremmo essere investiti da una bella ondata ribassista. Dico bella perché comunque poi è un'opportunità del mercato che offre a chi è un po' più in ritardo di entrare a prezzi leggermente più convenienti e comunque mantiene il trend ancora sul lungo periodo rialzista, quindi sinceramente a me non preoccupa affatto. Allora, cambiamo grafico, andiamo a vederci Solana. Solana che è sotto i 70, eccolo qua. Questo è il mio livello di riferimento per quello che era una sorta di trend passato. Come ho detto in questi giorni, era inevitabile vedere Solana perdere terreno perché giustamente aveva fatto delle performance oltre il 200% e ci sta di incontrare praticamente Solana in zona 66-67 dollari dopo aver fatto massimi di 82 dollari. E ci sta perché sarebbe stato incredibile vedere un mercato a rialzo senza freni. Qualcuno deve pur incassare, qualcuno deve pur stornare. Ovviamente, ecco, qui occorre sempre conoscere un po' lo strumento che si sta analizzando, su quale si va ad operare per essere il più possibile, diciamo così, attenti, no? Nella gestione e nel money management, perché molto spesso si fanno degli errori di ingresso al mercato con size molto elevate. Ecco, io dico, si può anche entrare in un mercato rialzista, anche non dico sui massimi, anche perché poi i massimi chi li conosce, però attenzione alla size, perché un mercato fortemente a rialzo, come in questo caso, dimostra e potrebbe dimostrare una grandissima forza ribassista come risposta ai rialzi. Quindi attenzione sempre a come gestite le vostre posizioni. Allora, ieri abbiamo visto diverse cripto interessanti. Io ne ho avute un paio che mi hanno colpito per quello che riguarda un'operatività molto veloce, proprio in chiave di poche ore, comunque chiave daily. Allora, dicevo CHB che mi è stata chiesta da un tipo, io onestamente non l'avevo mai visto il grafico. CHB che praticamente ieri va a chiudere qua, va a sbattere qua, rimbalza e si fa un più 5% in pochissime ore. E poi un'altra cripto che ha fatto una bellissima performance, infatti ve l'avevo detto che l'avrei tenuta sotto controllo, performance iperaggressiva. Va a sbattere a 0,42 e poi rimbalza a 0,47. Qua siamo oltre l'11% di performance, il che non è affatto male, ma questa è una visione più che altro, eccola qua, ve la faccio vedere, legata ad un intraday potente e veloce. Vedete? Questo era un po' il discorso, questo è un po' il discorso legato ad un'operatività un po' più fast e furiosa. Insomma, ragazzi, cosa dire in più? Dire che lasciare sul pollicione mi sembra d'obbligo. Ci vediamo più tardi con altre analisi. Sto preparando, come già avevo avvertito ieri, un videocorso su Bitcoin gratuito. Quindi mi raccomando, state sul pezzo, state presenti perché ci saranno tante, tante belle novità qui su Malati per le Cripto, soltanto per voi. Ciao a tutti e buona giornata!